Le telecamere di Terre, Sapori e Vini sono tornate nella regione Veneto. Abbiamo raggiunto, amici cari, la provincia di Padova e ci occuperemo dei Colli Euganei. Come lo faremo? Come sempre, abbracciando il territorio, i grandi sapori e i vini di questa terra meravigliosa. Ma avremo anche delle curiosità, come questo posto incantevole alle mie spalle, di cui più avanti vi parleremo e vi presenteremo. Diamo il via al nostro appuntamento da una terra strepitosa che ha tante sorprese da regalarci. State con noi perché parleremo anche di terme e di benessere. Mi raccomando, sarà un appuntamento molto speciale. Prosegue il nostro viaggio, amici cari, percorso che si sta snodando, che abbraccia i Colli Euganei con le peculiarità, con le eccellenze del territorio, della cucina e chiaramente delle cantine. È arrivato il momento di parlare di questo meraviglioso posto che abbiamo già visto velocemente in apertura di appuntamento, ma che ora andiamo invece a presentare al grande pubblico. Dottoressa Alessandra Cicogna, dove ci troviamo esattamente? A Val? Val San Zibio. Brava. Che io lo sbagliavo. È il nome del giardino e deriva dal fatto che in quest'area nel 600, nel 500 c'era la valle da pesca di Sant'Eusebio, ecco. Da cui il nome Val San Zibio. Allora, io ho già menzionato il posto decantandolo chiaramente, però siamo in un ambiente paradisiaco, veramente non è uno scherzo. Qui torniamo indietro nel tempo, vogliamo fare un piccolo percorso storico e poi spiegare le sensazioni che oggi possiamo vivere pensando però al passato. Immaginiamo di fare un salto nel passato a cavallo tra il 500 e il 600. A Venezia c'era la Repubblica Serenissima. Però Venezia stava vivendo un periodo molto difficile, c'era la pestilenza, infatti venne realizzata la chiesa del Redentore della Salute in quegli anni. In più c'erano i turchi, gli ottomani, che si stavano impossessando dei vari mercati nel Mediterraneo. Quindi i ricchi veneziani in quel periodo iniziarono appunto a scappare da questa città che non stava vivendo un periodo felice e a crearsi il loro paradiso terrestre nell'entroterra. Molti realizzarono le ville venete. I Barbarigo, che probabilmente erano una delle famiglie più colte e più ricche della città, vollero essere originali e crearono questo giardino monumentale come voto a Dio per salvarsi dalla peste. Giardino monumentale che ha vinto anche un premio importante qualche anno fa. E ha vinto numerosi premi importanti, come il più bel giardino d'Italia, tra i primi in Europa, questo per l'alta simbologia che vi si può leggere. Oltre a esserci piante che arrivano da tutto il mondo, che oggi hanno più di 300 anni, questo perché i ricchi mercanti veneziani importarono da quello che allora era il nuovo mondo, ossia dall'Africa, dall'Asia e dall'America, piante allora sconosciute. Una piccola parentesi, vedo tantissime siepi. Sì, e questo è il bosso, che è indubbiamente il protagonista del giardino. Ci sono pareti di bosso alte fino a 5 metri che sono uniche al mondo, perché il bosso cresce tanto così all'anno. Per arrivare a queste altezze passano molti decenni, secoli e soprattutto secoli in cui le piante vengono curate e trattate in modo eccellente. E in questo giardino c'è un labirinto di bosso secolare, interamente realizzato in bosso. Finiamo proprio velocemente, chi disegnò il tutto? Il progetto è di Luigi Bernini, il fratello di Gian Lorenzo Bernini. Se Gian Lorenzo Bernini non ha bisogno di presentazioni, il fratello lavorava per il Papa di allora, era molto richiesto per tutto ciò che richiedeva opere idrauliche. Diciamo che era l'artefice che dava vita alle fontane più importanti e più belle. E allora, amici cari, quando si fa una bella vacanza sui Colli Euganei non dobbiamo dimenticare Val San Zibio con questo posto incantevole. Rimanete con noi. Questa volta, amici cari, abbiamo raggiunto la località Due Carrare. Sono con Giorgio Salvan, Francesca Salvan e Paola Fontana. Parleremo di vini, ma non solo, perché poi andremo anche ad abbracciare il comparto della norcineria del territorio, è vero Paola? Però prima onore al padrone di casa, perdonate, dovrei iniziare con le donne, però il padrone di casa è questo signore qua, poi mi ha detto che se non faccio così, ecco, allora, Giorgio caro. Parliamo di vini, ma soprattutto parliamo inizialmente di uva del territorio, perciò vitigni autoctone, perché tu qui ne hai, ecco.
Ma qui nella zona dei Colli Euganei abbiamo dei vitigni internazionali, ma abbiamo anche una grande quantità di vitigni autoctoni. Tra questi, quelli diciamo più interessanti possono essere nel settore dei bianchi la Garganega, c'è il moscato fior d'arancio, c'è il serprino, c'è il pinello, il quindi pinello. C'è tutta una serie di vitigni minori, diciamo, per diffusione, per quantità, ma non minore per importanza. Poi qualche anno fa è cominciata un'opera di recupero di vitigni antichi, vitigni che erano normali in questa zona a metà del 600, ci sono molte documentazioni che lo attestano, sono stati raccolti ancora, ripresi e sono poi stati riclassificati, sì, sì, e rimessi a disposizione dei produttori. Mentre Pietro Marcellino dalla regia ci manda le immagini dall'alto dei tuoi vigneti, velocemente, 30 secondi, mi dici cosa hai messo qui davanti? Qua abbiamo messo una piccola scelta dei vini che produciamo, quindi andiamo da vini semplici, noi diciamo dal lunedì al venerdì un Cabernet e un Merlot, a vini invece che hanno bisogno di un po' più di tempo, sì, dedicato quando si assaggiano, come un Merlot Riserva e un Cabernet e un Friularo, e poi una cuvée a cui noi teniamo molto, che è l'Oltre il Limite, che nasce da un incontro di Merlot e Cabernet Franc. Voi come azienda fate parte della Strada del Vino. Esatto, noi siamo una parte molto attiva della Strada del Vino, e che si occupa appunto di promuovere l'accoglienza nei territori della produzione enogastronomica e anche della ristorazione. Bravi, perciò quando arrivate sui Colli Euganei non dimenticate di andare a trovare anche i produttori di vino, di andare in azienda, assaggiare in cantina i prodotti. Lo chiedo sempre a tutte, sei una ragazza giovane, 30 secondi, una ragazza giovane del vino, il mondo del vino, ti appassiona, ti piace insomma? Il mondo del vino è un bel mondo perché è divertente, è molto vario, insomma, permette dalla vigna alla cantina, al contatto col pubblico, di seguire veramente tutte le fasi. Perfetto. Allora andiamo ad incontrare così anche la signora Paola Fontana. Ho detto due volte Norcineria perché parliamo di prosciutto, parliamo di coppa, parliamo di prodotti proprio del comparto. Però Paola, intanto voi siete una realtà produttiva situata dove per esattezza? Ci troviamo a Este, sì, che si trova a sud dei Colli Euganei, quindi è proprio il paese che saluta il visitatore andando verso sud. Questo è il prodotto di punta, prosciutto crudo, che fa parte di una DOP. Esatto, è un prodotto DOP, pertanto un disciplinare molto preciso, ma mi piace sempre partire dal nome di questo prodotto, è prosciutto veneto, berico, euganeo, un nome complicatissimo per descrivere un prodotto che invece è molto semplice, carne di suino e sale. Rimanete dunque con quell'Italia straordinaria, quell'Italia gustosa, quell'Italia che ci piace, l'Italia di terre, sapori e vini. Amici cari, parliamo di cucina, di buoni piatti, di ricette, di prodotti. Siamo in frazione Castelnuovo, il comune di Teolo, e siamo alla trattoria Al Sasso e sono con Lucio Calaon. Ho detto bene? Ho sbagliato qualcosa, Lucio? No, tutto perfetto. Meno male, perché io a volte faccio degli errori, guarda, sì, tu non hai idea. Senti Lucio, ho detto ricette, piatti, prodotti tipici. Questo è un piatto, suppongo, tipico del tuo locale. Sì, è un piatto nostro, riprende un po' la tradizione, in questo periodo siamo verso l'autunno, ci sono funghi, questo diciamo rappresenta un piatto della cucina nobile, sì, euganea, logicamente, perché una volta la cucina povera non aveva queste complicazioni, era molto più semplice. E in questo caso si tratta di uno sformato ai porcini appoggiato su una crema di zucca. Vogliamo raccontare a loro che come lo prepariamo, come si fa? Sì, volentieri. Si parte con la crema di zucca, che è il procedimento più lungo. Si taglia la zucca a piccoli pezzi, viene spassaltata in padella con olio extravergine, sale e un po' di cipolla, e poi si aggiunge del brodo. Una volta cotta viene frullata. Bene. Lo sformato invece si parte col porcino, anche questo tritato, saltato in tegame con olio extravergine, pepe, sale e un po' di cipolla. Una volta cotto viene frullato, amalgamato con una besciamella piuttosto densa e dell'albume e dell'uovo.
Viene cotto poi il tutto in forno a 160-170 gradi per una mezz'ora, 35 minuti. Viene tirato fuori dal forno e poi servito nel piatto. Hai visto che meraviglia. E tu ci hai abbinato un vino del territorio. Sì, certamente. Ho scelto un Pinot Bianco perché è un vino morbido, in questo caso non un vino troppo acido, perché il piatto, la zucca è dolce, il porcino è dolce, abbiamo la prevalenza della dolcezza come piatto, e quindi un vino che sia in sintonia. In questo caso ho scelto questo vino di questa azienda qui dei Colli, che secondo me... Torno al piatto, c'è una sfoglia di zucca, sì, ecco, a completare. La decorazione in questo caso è una fetta di zucca tagliata sottile e fritta. Hai visto. Senti, a Castelnuovo però velocemente, chiaramente non mangiamo solo i porcini, no, tu oggi hai preparato questo, ma quali sono i prodotti proprio tipici del territorio? Allora, la cucina è molto povera, il territorio è molto povero, diciamo che forse il periodo migliore in cui si identifica è la primavera, in cui c'è questa quantità di erbe spontanee. Una volta la cucina, io ricordo mia mamma, mia nonna, la cucina veniva preparata alla minute. Cosa facciamo stasera? Andiamo fuori, andiamo nel campo, andiamo nel bosco, quello che si trovava preparavano, e quella era la cucina del momento. Quindi non abbiamo una grandissima tradizione di piatti e di elementi di territorio forti, però la creatività è quella che poi fa diventare tutto più buono. Ultima battuta finale, poi brindiamo. Noi abbiamo parlato, siamo due uomini al tavolo, ma ho visto lavorare una signora in cucina. Sì, fortunatamente sì, c'è mia moglie in cucina, in mancanza di lei non ci sarebbe niente. E la ringrazio. Certo. Sì, insieme diciamo, si fa. Beh, certo. Guarda. Il braccio e la mente. Dai, ci vuole. Sì. Allora, Trattoria al Sasso, frazione Castelnuovo Teolo. A tutti. Così lo abbiamo detto. Salute. Salute, signori. Si completa così questo nostro viaggio, questo nostro percorso attraverso le eccellenze dei Colli Euganei, ma chissà che non torniamo ancora su questo territorio, perché non iniziare magari il prossimo percorso proprio da questa meraviglia che ho alle mie spalle, dal castello di Monselice, ma tutto a suo tempo. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti con Terre, Sapori e Vini.